per essere arrivato con noi. Ciao Pietro. Eccomi. Ma Ecco. buongiorno, eccoci. Ciao Pietro, Compagno come quello del benvenuto. Manchester, Pietro, mi sembra. Gorgiuo tipo me, mi sembra, eh? Allora, io ho ricevuto, e lo dico per Una tutti, bufala, una non ne bufala, parliamo, niente, appunto. facciamo finta di niente, ho Io capito. ho ricevuto da Pietro Di Lorenzo un Una messaggio, bufala. perché, come Oh, posso mi hai bufato dire, Spalletti per un anno. ho ricevuto un messaggio da Pietro proprio prima della partita. Faccelo vedere, Ispirazione. Davide. Vediamo. Fallo vedere in Gioca camera, Davide. bene quando si è outsider. Questo è il messaggio di Pietro Fallo alle vedere. 20:54. Io Esatto. ho Per rovinarti la provato. partita. Purtroppo non ero in ufficio dove tengo questo, no? E quindi non ho potuto, ma ho vissuto 6 minuti, mi sono perlinato. Poi ho tentato di tutto, ho chiamato il mio amico Biagio, il quale mi ha detto sei spacciato. E quindi Te l'ho se detto. Pietro ti ha scritto così, ha detto sei spacciato. Guarda, ho fatto in batteria, mi sono ricordato le tue gufate su Spalletti. Ho detto adesso gliela devo tirare perché così. Però devo dire, prestazione onorevole, Hanno prestazione giocato onorevole. bene, no? La Questo sì, differenza l'ha serve fatta molto, hanno la giocato differenza bene. non l'ha fatta gli errori dei giocatori o Guardiola o Inzaghi, l'ha fatta il tuo messaggio la differenza, te lo dico No, io. ma secondo me la differenza, sai qual è stata? Che Lukaku doveva fare l'attaccante, invece Lautaro non doveva fare l'attaccante, nel senso che la doveva passare, invece Lukaku la doveva Ma tenere. insomma, Secondo me. diciamo che c'era una squadra più forte, una meno forte, quella meno forte era l'Inter. Quando sei outsider è più facile sbagliare, però io devo dire che No, ha giocato bene, ha giocato bene. vestirei orgogliosamente la maglia dell'Inter, a parte quella Però che già il City era cotto, Davide, l'ho visto cotto, intimorito, cioè il City non è quello, il City ricordo che non ha perso una partita in sì, Champions. prima metà ha sbagliato tutto, molte Sì, volte. no, timido, e questo per noi napoletani è ancora più rammarico perché se stavamo noi in Eh finale, sì. ci davamo 3-4 palloni e ci portavamo la Coppa a casa. Allora, Vabbè. torniamo alle cose nostre. Tanto, vabbè, comunque, diciamo, voi ancora non avete un allenatore, quindi non saprei esprimere, ma arriverà il momento anche di quello. Benitez. Ciccio Nitez, penso, non da nessuna parte. E posso chiamarlo così perché pesiamo più o meno uguali, quindi alla fine siamo da quelle parti. Allora, senti, Dai. noi voglio sapere questa cosa seriamente, invece. Questi volumi scarsi di mercato, su livelli importanti, cioè c'è qualcosa, e beh, è chiaramente il mercato in attesa, no? Ed è in attesa di tutta questa filiera di market mover, no? Che sono quattro fuori in row, quattro in fila. Oggi l'inflazione, domani la Fed, giovedì la BCE, venerdì, diciamo le tre o quattro streghe, come le vogliamo chiamare. Cosa pensi e cosa vedi, Pietro, in questo mercato? Guarda, anzitutto vi consiglio di leggere, non so se avete letto un articolo molto bello di Vito Lobbs, il titolo dell'articolo del Sole era proprio desertificazione a Piazza Affari, cioè ha fatto un'analisi, mi sembra venerdì scorso, sulla riduzione degli scambi ormai fisiologica, nel senso che non siamo di fronte a un mercato che si ferma prima di questi eventi importanti, ma ormai siamo di fronte a un mercato che nei primi 5 mesi dell'anno ha scambiato circa il 16% meno in termini di volumi dell'anno scorso. Non c'è stato il dato fra continuo e asta, ma secondo me sarebbe stato clamoroso. Secondo me la negoziazione continua, gli scambi sono ridotti almeno il 40%. E quindi questo è il primo tema. Che cosa si fa in queste condizioni? Si fa un po' quello che ha fatto lo zio Fernando, che ha fatto saluto e ci sta messaggiando adesso sul mercato, cioè si cerca di sfruttare gli spread. Quindi in maniera camaleontica si cerca di cambiare operatività, però il problema è che nel corso della giornata c'è pochissimo da fare. Allora ti fa un po' di aste di apertura, un po' di aste di chiusura. Qualche strappo tipo MF e MFA che sono di storia di giornata e poi per il resto te ne vai al mare. Quindi zio, su questo Fernando è un grande maestro perché lui
devo dire, io lo stimo molto, ma non solo in termini tecnici, ma anche come qualità della vita, perché sa quando è il momento di staccare, se la gode, non sta come un diavolo tutto il giorno davanti al monitor, ma sa quali sono i momenti giusti e questo fa la differenza. Detto ciò, parlando di mani forti, anche l'attività alle mani forti, e quindi degli short istituzionali, si è ridotta al lumicino. Come vedi, le variazioni, a parte venerdì, che è stata una giornata un po' più movimentata, sono veramente ridotte. Quindi il tema qual è? Che sostanzialmente abbiamo un mercato che va all'insù, perché ricordo che sono circa 13 anni che non assistiamo a 7 settimane positive del Nasdaq consecutive, e quindi detta così, dice, caspita, 7 settimane positive del Nasdaq è un mercato che sta arrellando, ma in realtà con un VIX, quindi un indice della volatilità, e quindi anche l'indice della paura, no? Che mostra come si coprono, e quindi come hanno paura di un eventuale storno sui mercati, sui minimi addirittura pre-Covid. Quindi è un mercato che sale quasi per inerzia, che non riesce a ritrovare l'interesse degli investitori, che fatalmente si stanno spostando su porti sicuri. E è emblematico l'andamento del BTP valore, nel senso che adesso marketing o no, leggevo proprio stamane che il 3% delle famiglie italiane hanno comprato il BTP valore, che è un numero, se ci pensate, straordinario. Quindi c'è questa esigenza, cioè viene percepita secondo me in questo nel 2023 l'esigenza di non bloccare i soldi sul conto, ma questo bisogno latente viene intercettato non dall'azionario, ma da un porto sicuro, quindi conti di deposito, BTP e quant'altro. Ci sarebbe secondo me bisogno proprio una spinta a livello normativo. Dal mio punto di vista, gli italiani quando sentono uno sconto fiscale insomma, subito si gasano, e quindi prenderei in prestito delle norme che fatto già lavorano da bene in altri paesi, tipo se tu entri nel capitale di rischio di una quotata per 3 anni, tipo come il BTP valore, il plus se le tieni fino a scadenza, e mi tieni l'azione in portafoglio per 3-5 anni, sai che c'è il 26% di capitale che non lo paghi. Quindi questo che farebbe? Contribuirebbe gli italiani a entrare nel capitale di rischio delle azioni italiane, farlo con un azionario stabile, cioè non il trader che entra e esce, e questo chiaramente è un vantaggio, e stimolare l'ingresso sul mercato locale anche attraverso un incentivo fiscale, che secondo me potrebbe essere il modo giusto. Quindi secondo me l'unico modo per sbloccare questa situazione, che ormai sta diventando patologica, perché se fosse, diciamo, vabbè, un caldo giugno del 2023, il mercato si ferma, vabbè, poi riparte. In realtà è il leitmotiv di tutto l'anno, e quindi secondo me è auspicabile l'intervento normativo lato fiscale per cercare di sbloccare questa situazione, che se non viene presa in mano poi c'è il rischio che, a parte noi dobbiamo cambiare mestiere, ma questo non è, diciamo, l'ultimo dei problemi del legislatore, ma anche un mercato proprio efficiente un po' è una fotografia insomma, di un paese poco appetibile in termini di investimento, e questo non va bene. Quindi il tema non è solo incentivare a quotarsi, perché poi dice, vabbè, io ho fatto Lime, ho fatto questi mercati qua, però li fai, ma poi sono fermi. E invece bisogna, secondo me, non tanto incentivare la quotazione, ma incentivare il risparmiatore a investire capitale di rischio sulle aziende quotate italiane. Diciamo che sono abbastanza d'accordo con te e sicuramente devo dirti, anche ho l'idea che probabilmente tutti gli operatori, Pietro, anzi magari veniamo entrambi in video per parlare di questa cosa, mi sembra un po' una situazione, Pietro, dove tutti gli operatori, ma questa è una storia che abbiamo già visto, no? Siano un po' in attesa, cioè come se io guardassi te e dicessi vai avanti tu, no? E poi se vedo che tu fai, allora faccio anch'io. Poi guardiamo Fernando, poi guardiamo Eugenio e ci marchiamo stretti, no? Nel ciclismo una volta si faceva il surplus su pista, no? Si mettevano lì tutti fermi così il primo che partiva perdeva alla fine. Quindi c'era un motivo per stare lì. Oppure immaginiamoci tutti questi gestori sui blocchi di partenza, hanno già dato il pronti e manca il via. Il via verrà, si pensa, si spera. Con uno dei quattro market mover che ci sono, diciamo così, in settimana, e magari il mercato si muoverà un po'. Manca la trig, manca la condizione scatenante, la trigger condition.
No, ma sono d'accordo, però se ci pensi questo tema della scarsità dei volumi non riguarda solo gli ultimi 10 giorni, no? Come diceva, beh, il No, è mercato un tema che viene da più lontano, è... Ma, assolutamente. esatto, questa è la riflessione secondo me più profonda, perché ci sta che una settimana di giugno si fermi il mercato in attesa di... Non ci sta, come dicevo prima, la desertificazione del Beh, mercato. ti faccio vedere due cose. Primo che c'è, questo è l'articolo, diciamo, sul Sole 24 Ore, no? Ok, e questa è una cosa. E poi, ora faccio vedere anche un altro fatto. Se tu hai un indice come il DAX, no? Che poi forse, chissà, adesso magari parte pure effettivamente, perché si sta di nuovo muovendo verso l'alto, il che, come dire, però se tu hai un indice che... Cioè questa roba qui e questa roba qui sembrano una roba enorme, ma questa roba qui e questa roba qui valgono questa candela qui o valgono una di queste due candele qui. Cioè non è tanto, il mercato sta sempre lì, cioè 16.000, tiri la media, già oggi sembra un po' particolare, no? La sessione che va sopra, ma devo dire che io di un mercato che tenta di rompere a rialzo prima del primo di quattro dati, di quattro momenti rilevanti, non so se mi fido. Io sono uno, lo sapete, che è capacissimo di turarsi il naso e di andare anche a comprare, ma mi domando che senso potrebbe avere per il mercato partire adesso. Io posso capire partire anche solo dopo il primo dato, ma prima del primo dato, dove tu hai di fronte quattro market mover e non sai nulla di quello che capita dopo e parti, secondo me facilmente poi c'è un altro sparo ed è una falsa partenza. Chiedo cosa ne pensa la community, mettete tre nella chat se voi vi fidereste che sia rialzo a ribasso, di una partenza predato, cioè come hai aspettato, guarda qua, hai aspettato tutto il quarto, perché qui, come dire, la situazione di equilibrio parte un po' prima, parte da qui. Qui siamo alle scadenze tecniche di marzo. Hai aspettato tutto il quarto per poi partire prima del dato? Io non mi fido. Mettete tre se pensate così, quattro se invece pensate che sia giusto partire prima. Mi fido poco, Pietro. Questa è un po' la situazione. Questo è un po' il contesto. Ma la volatilità è ridottissima, perché poi questa partenza vale lo 0, siamo in questi pochi punti e ci stiamo da tanto, forse troppo tempo. Cosa ne no pensi? Ma è chiaro, ma adesso almeno dal mio punto di vista il trading sullo swing si fa solo su dei temi interessati a storie a caso. Cioè, io, per dirti adesso che sto seguendo MPS che sta per MFEA, MFB, Ferrari che adesso ha toccato un massimo assoluto e quindi potrebbe essere in tensione, Telecom che si vede né macchinette lavora, né concentra adesso da qui in poi solo su questi 6-7, l'indice, ma manco lo guardo, ma come si fa a trattare un indice che fa un passetto avanti e un passetto indietro da mesi? Il tema è che tu guardi il mercato e dici, ma tu ti lamenti, il mercato sta più 15 da inizio anno, il mercato italiano. Eh sì ragazzi, però guardate che questo più 15, l'80% più 15, viene dalle prime 3 settimane dell'anno, perché là ha fatto la performance e poi è andato un po' a consolidarlo. Quindi se dormivi e ti sei preso una vacanza le prime 3 settimane dell'anno, sostanzialmente hai vissuto un mercato laterale, perché se levi le prime tre, è un mercato che ha fatto un po' di su e giù. Insomma, in sostanza, come dicevo, bisogna essere camaleontici e capire che quando non ce n'è, non ce n'è. Cioè, quando spazio non c'è per muovere i prezzi, non c'è sta niente a fare, bisogna lasciare perdere. E nel mio caso io mi sto concentrando su altro, sto facendo adesso più le materie prime, che è un mercato che mi piace molto. Fatto, segnalo secondo me un'opportunità interessante sul palladio, che sta su livelli abbastanza bassi perché ha una logica di un po' di pazienza. E quindi che si fa? Si va altrove e si cerca qualche opportunità su mercati un po' più volatili e dinamici. Sì, certo, direi che hai ragione alla fine, Pietro, questo è un po' la solfa. Allora io cambierei un attimo argomento, perché voglio non dimenticarmi di una cosa. Saremo a Rimini ovviamente giovedì e venerdì. Giovedì sera ci sarà, diciamo così, un happening con un drink offerto da Directa. Chi vuole può iscriversi a questo link che ho messo nella chat. Se volete farlo, iscrivetevi, è una cosa carina, simpatica. Ovviamente ci sarò anch'io, e quindi
fatelo, è tutto gratuito, chiaramente per fare un po' di come dire, networking, chiamiamolo così, insieme ai nostri amici che vorranno venirci a trovare. Allora, io posso fare un invito al volo, se posso? Prego, certo. Fa piacere segnalare una bella, credo, opportunità che ci sarà col grande capo, quindi Vincenzo Tedeschi, che avrò, insomma, faremo uno speech insieme proprio durante l'ITforum. In particolare, adesso vi dico nel dettaglio l'orario che Ho messo il programma, mi pare che siate il primo giorno verso le 10:30 da No, quelle 15:45, a 15:45, ok. orario di Pendichella, però insomma ci sono, a parte me, degli speaker autorevoli, quindi la di Direct, nonché Luisa Fischetti, che è Lido Vitali dell'ETF Borsa Italiana. Di che cosa parleremo? Di come costruire, di come utilizziamo, cioè io parlo di come utilizzo io gli ETF, e credo che sarà una bellissima opportunità, perché Direct, anche con il piano automatico, secondo me ha aperto una nuova era, no? Parliamoci francamente, il piano d'accumulo in automatico, cioè l'automatismo che la banca ti compra ogni mese XETF, già non è un'innovazione, perché già da tempo c'erano diversi intermediari che lo facevano. L'innovazione qual è? L'apertura verso il mondo, secondo me, dei giovani soprattutto, perché se tu compri degli ETF non paghi le commissioni, e quindi qual è il tema? Che anche se tu ci metti 100-200 euro al mese, non essendo gravato di commissioni, questo piano d'accumulo alla fine diventa particolarmente efficiente. Quindi la grande innovazione di Directa può essere la voglia di avvicinare i giovani che hanno una propensione al risparmio, che anche con 100-200 euro, anziché metterli nel vecchio portafoglio o porcellino, insomma, alla vecchia maniera, possono avvicinarsi, sì, adesso in maniera intelligente e lungimirante ai mercati, facendo un piano d'accumulo non gravato di commissioni, e quindi sostanzialmente aperta a tutti. Quindi secondo me è un bello speech, 15:45 nella sala, insomma, dedicata a Directa. Un Benissimo, allora grazie mille. abbraccio, a presto. Grazie Pietro, ci Ciao vediamo a caro. Rimini, grazie Volentieri. mille. Ciao ciao. E allora io do il benvenuto a Peter Braganti. Ciao Peter. Buongiorno a tutti. Ciao Peter, ciao, allora benvenuto, anzi bentornato qui a Market Briefing. Allora, diciamo ti ho invitato oggi perché, beh, perché come ho detto poco fa, siamo in attesa di quattro market mover potenti. Oggi pomeriggio l'inflazione americana, poi in sequenza Fed, BCE e scadenze tecniche, le tre streghe, trimestrali e semestrali. Allora vorrei sapere da Peter, beh, intanto ti chiedo una cosa, sembra che i mercati vogliano scappare via rialzo oggi, no? Quelli europei, abbiamo visto il DAX, ma secondo te è credibile che dopo aver atteso così tanto scappino via prima della partenza? Cioè, mi sembrerebbe particolare. E la seconda cosa è cosa ti aspetti un po', cioè raccontami come ti aspetti di uscire da questa settimana, Peter, vai. Beh, sono risposte che sono a rischio di essere poi smentite dagli eventi, però il rischio è fare anche qualche previsione Certo. fa parte del mestiere. È una settimana cruciale, come hai detto tu, perché il dato sull'inflazione americana, dato headline e anche dato core relativo a maggio, dunque un po' vecchiotto. Esce proprio durante il primo giorno del Federal Open Market Committee, che come sappiamo inizia oggi, a E finisce porte domani. chiuse, e finisce domani, solo domani, domani sera, considerato il fuso orario e il loro calendario di annunci, dunque mercati europei chiusi, sortirà la decisione sui tassi. Negli Stati Uniti la decisione sui tassi dovrebbe essere un'invarianza dei tassi, cioè tassi Abbiamo lasciati visto a così chiusi. ieri il 75% del consensus è per, diciamo, tassi invariati. Invariati, esattamente, mentre dà al 53% circa un aumento da 0,25% nella riunione di luglio. Però questo tipo di indagini cambiano nelle percentuali di probabilità, cambiano di giorno in giorno. È salita, siamo al 76%, adesso lo sto guardando real time. Prego, Peter. Abbiamo perso Peter. Eugenio, mi senti?
Non sì, so sì, cosa è solo Peter il locale. Ah, okay, okay. No, non so, non so veramente cosa sia Prova successo. Prova a togliere la camera, Peter. Proviamo senza camera, che hai poco internet, andiamo solo con Benissimo. Voce. Allora, Peter, questo è il dato di oggi a 24 ore. Ah, ecco, guarda, guarda un po'. 76% circa, 50%. Ah sì, questo per il meeting di domani. Sì, per domani. Che cosa significa, per inciso, per la Banca Centrale Europea invece atteso un aumento da 0,25, sì, ma con la convinzione diffusa che sarà l'ultimo. Dunque, i tassi di riferimento... Adesso abbiamo perso di nuovo Peter, i tassi di riferimento comunque sono attesi essere il 5,25% qui per il mercato americano e il... Seguirà